giorni il signor Rochester non scende dalle sue stanze. Forse le conseguenze della sua caduta col cavallo sono più gravi di quanto non sembrasse al momento. La vita a Thornfield continua a svolgersi con lo stesso ritmo calmo e assorto di sempre. Eppure, da 4 giorni, tutto mi appare diverso. Ora conosco il volto del misterioso padrone di Thornfield e la sua invisibile presenza sembra animare, riempire la vasta casa silenziosa. È forse per spezzare questo silenzio che ho osato riaprire, chissà dopo quanto tempo, il vecchio cembalo. Prima delle mie, quali mani si sono abbassate l'ultima volta sulla tastiera ingiallita? Non ardirò mai chiederlo. Ecco, a un tratto, mentre suono, sento che in questa musica vibra l'ansia trepida e accorata di un richiamo. Che cosa sapete di lei? Di Jane? Sì, della signorina Ayer. Nulla più di voi, credo. Brava ragazza, eccellente istitutrice, ad lei le si è molto affezionata. Beh, che altro di più? Ah, che suona piuttosto bene, mi pare. Nessuno le ha chiesto di suonare. La musica stona, Thornfield. Mi domando... Il dolore è quasi scomparso. Credo che potrò rimontare a cavallo oggi stesso. No, sarebbe meglio aspettare ancora qualche giorno. Perché volete privarmi dell'unica mia gioia? Un buon cavallo e il vento della brughiera, non mi resta altro. Vi sono grato delle vostre premure, naturalmente. Siete... un amico fedele e discreto. L'unico che io abbia e che io desideri avere. Potrete sempre contare su di me. C'era bisogno di un po' di musica tra queste vecchie mura. Suonate ancora, signorina Jane, vi prego. No, no, basta adesso. Ho voglia di correre e di giocare. Se ci fossero degli altri bambini... Gioca tu con me, Jane. Ecco, io vorrei nascondermi. Vediamo se riesci a trovarmi. Adele, tu pensa al tuo lavoro. Non sai correre tu. Jane, su, vieni. Povera bambina, veramente troppo sola. Non è ancora discesa Grace Poole questa mattina? Io non l'ho vista. Ormai ti ho presa. Cosa fai qui tu? Peggio per te. Lo dirò al signor Rochester. Nessuno deve mettere piede su questa scala. Nessuno. E tu lo sai. Perché dovete spaventarla? La bambina stava giocando. Il signor Rochester sa che avete oltrepassato quella tenda? No. Meglio per voi che non lo sappia. Andiamo via, Jenny. Ho paura di lei. Andiamo via, ho paura. Thank you.
Ecco, signora Fairfax, è arrivato con la corriera a Milcote, all'osteria della posta. Meno male mi sono fermato a bere una birra e così l'ho preso. Altrimenti sarebbe arrivato soltanto domani. Bene, grazie, Thomas. ci deve essere... Andate, Thomas. Sapete com'è il signor Rochester? Meno gente vede, più è di buon umore. Di buon umore? E quando mai? Il figlio dovrebbe saperlo che li vogliamo bene, tutti noi. Sì. Noi. Signor Rochester? Sì, so di che si tratta. Metteteli, per favore. E chiamate Adele. Che scenda giù con la sua istitutrice. Voi credete alle leggi del sangue, vero Carter? Beh, io ci credo ciecamente. Il sangue trasmette virtù e difetti non soltanto nei cavalli, anche nelle creature umane, meglio non farsi illusioni. Ma io preferirei distinguere. No, perché sono convinto che in fondo al cuore voi mi date ragione. Nella vostra professione di medico... La mia professione di medico non mi impedisce di credere. La mia esistenza sì. Come ci si può liberare di un passato se ce lo portiamo nel sangue? Scusate, ho ancora due visite molto distanti. Se c'è bisogno di me, mandate qualcuno a Milcote, per favore. Io passo sempre all'osteria della posta prima di rincasare. Va bene, grazie, dottore. Arrivederci. Buongiorno, signor Rochester. Ti avevo promesso un piccolo regalo. Eccolo, è arrivato. Oh, grazie, signore. Lo aspettava tanto. Anche sua madre non aspettava altro che regali. Oh, quanto è bello. È meraviglioso. Come bello. Voglio notarlo subito, come bello. Signora Fairfax, Sophie, abbiate la compiacenza di condurre Adele nelle sue stanze. Credo che sia un'occasione in cui ha bisogno di pubblico e forse di applausi. Voi no, signorina, io devo parlarvi. Come vanno le lezioni? Bene, signore. Adele è una brava bambina. Ha voglia di imparare. E tra una lezione e l'altra non potevate trovare il tempo di far visita a un povero invalido? Vittima vostra, se non sbaglio. Mi sono informata ogni giorno della vostra salute. Ma temevo di disturbarvi, visto che non mi avete mandato a chiamare. Ma vedo. Ci voleva un invito ufficiale. Sedete, prego. Su, sedete. Più vicino, prego. Quando parlo con qualcuno voglio vederlo bene in faccia. E poi, sapete, non ho nessuna intenzione di mangiarvi. Non credo, signore. Così voi venite da? Dall'istituto di Lovett. Ah, sì, un istituto di carità. E quanto tempo ci siete rimaste? Fino al diploma, 3 anni. 3 anni. Non mi meraviglio della vostra aria così guardinga, furtiva. Quando mi siete apparse in quel modo davanti al mio cavallo, ho creduto che fosse una piccola strega fuggita dai boschi. E ancora non sono convinto del contrario. È bello vedervi sorridere.
Ma non deve accadervi spesso. Sorridete ancora. È un ordine? Perché? Sono troppo autoritario? Non dimentico di essere una vostra dipendente. Il tono autoritario non è quello del padrone, è quello di un uomo che ha molti anni più di voi, anni di esperienza. L'esperienza conta, signore? Dipende dall'uso che se ne fa. E voi che uso ne avete fatto? Io? Pessimo, mia cara, pessimo. Volete star seduta? Che cos'è? Mi studiate? No, signore. Ma perché non vi sembra un soggetto degno di interesse? Non volevo dispiacervi, forse avrei dovuto dire... No, niente polvere negli occhi. La sfida è raccolta e dovete andare fino in fondo. Su, avanti, sentiamo. Che cosa pensate di me? Come mi giudicate? Io non vi giudico, signore. E come potrei farlo? Vedo che vi sarete aspettato una risposta più lusinghiera. Vi sembro un uomo di questo genere? Come siete imbarazzata, signorina Eyre. Nemmeno voi siete un tipo eccezionale, ma l'imbarazzo vi dona. Bene, ho messo alla prova la vostra sincerità e non ne sono rimasto deluso. Amici? Ma forse è presto per parlare di amicizia. È presto per parlare di tutto. Eppure che cosa curiosa. Oggi, dopo tanti anni, sono in vena di chiacchiere. Sento che non mi basta la compagnia del mio cane, dei miei cavalli, e persino dei miei libri. Parlate, signorina Eyre. È un ordine. Di che cosa dovrei parlare, signore? Scegliete voi l'argomento. Immaginate che l'ingranaggio del mio cervello sia roso dalla ruggine di un pensiero fisso. E voi credete che io potrei... Sì. Come vedete, ho fiducia in voi. Forse una risposta. No. Siete diversa da tutte le persone che ho incontrato finora. Ma... non vi illudete. Non è merito vostro. Non mi illudo di avere dei meriti. Voglio dire che finora la vita vi ha risparmiata. Credete? Ne conoscete il lato triste, forse. Non quello malvagio. Eh sì, tutti eravamo fatti in un modo e ora siamo diversi. Che cosa è successo? Niente. Abbiamo vissuto. E che cosa vuol dire? Ci sono accadute certe cose. Abbiamo commesso certi errori, errori che non si potranno più rimediare perché quando si è presa una strada... Si può sempre cambiare. Cambiarla? E come? Non si tratta di una strada, ma di un vicolo cieco, di una trappola senza via d'uscita. Io non so nulla della vostra vita. Voi non sapete nulla della vita. Sì, i muri di quel vostro convitto a Lowood non erano molto ospitali, e forse nemmeno quelli della casa dove avete trascorso la prima infanzia. Ma erano muri. Vi hanno comunque difesa, protetta. Tutto è ancora intatto dentro di voi. Sogni, speranze, ambizioni. Io no. Io ho dovuto cancellarli. Distruggerli. E guai se tornassero. Il vuoto, ecco. Così deve essere il vuoto. Un vuoto che non ridà pace al vostro cuore. E che cosa dovrei fare, secondo voi? Rinunciare anche a quei pochi miserabili piaceri che ancora mi rimangono? O battermi il petto da mattina a sera, chiedendo perdono di errori che ho scontati troppo amaramente per poterne essere ancora pentito? Forse per mettermi in pari dovrei commetterne altri, scegliendo i più piacevoli, ben inteso. E cos'è? Vi ho scandalizzata? O vi faccio paura? Io non ho paura, signor Rochester. Io sì, a volte. Di me stesso. Sì.
signori. Non è splendido? Ma certo, Adele, che splendido. Ti sta d'incanto. Oh, Jane, sii buona. Fa un po' di musica per me. Faceva così anche mamma. Mamma. Mamma, mamma, basta! Portatela via. Signor Rochester. Ho detto di portarla via! Su, Adele, da brava. È ora di toglierla. No, no, voglio tenerla ancora un pochino. Ma si sciupa. Lo rimetterai domani. Non piace nemmeno a voi il mio vestito. Oh, ma no, cara. È bellissimo. Al signor Rochester non piace niente. Io non gli piaccio. Ogni volta che ricordo mamma, lui diventa cattivo. Cattivo? No. No. Forse qualche volta è di cattivo umore. E sai com'è quando si è di cattivo umore? Tutto diventa brutto. Persino un abito splendido come il tuo. Mamma non era mai di cattivo umore. Lei rideva sempre. E cantava. E giocavamo insieme. Giù la dovremmo, tipo mamma. Prego, signorina Jane, ora sistemo io qui. E Adele mi aiuta. Vero, Adele? Ma oui, Sophie. Ci vediamo dopo colazione, allora. Per la lezione di geografia. Oui, mademoiselle Jane. Cos'è? Non mi chiami più Jane? E non mi dai più del tu? Su, vieni, Adele. Che fate qui voi? Niente, signori. Mi spiate?
già dimenticavo che nessuna donna resiste alla curiosità. Che cosa vi spinge? Le chiacchiere insulse della servitù? O credete che a Tompil esista un fantasma come in ogni castello che si rispetti? O sospettate che per una volta tanto l'inferno sia in alto dietro quella porta chiusa? Non bestemmiate! E chi sei tu per impedirmelo? Sento già il profumo, il miglior tè della contea. Prendilo anche tu con noi, Bessie. Oh, grazie, signorina Georgiana. Io ho il mio di là e ho i miei ospiti. Oh, persone interessanti? Per me, sì. E poi, signorina Georgiana, è bene che facciate un po' d'esercizio come padrona di casa. Veramente, in assenza della signora Reed, non tocca a Elisa, la più grande. La spiegazione di questo piccolo mistero non spetta a me. Tu, non lasciatelo raffreddare. Allora? Non c'è alcun mistero. Io sono la più grande, ma Georgiana si sposa prima di me. Davvero? Ah, ne sono proprio felice. Potevi dirmelo prima. Avrei fatto il mio dovere. No, 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 no. Aspetta, non dirmi come si chiama. Scommetto che indovino. È Roger Criston? Non era difficile. Mi inviterà certo al suo pranzo di addio al celibato. Voglio proprio assicurarmene se sa quanto è fortunato. Sei molto caro, Jake. Ebbene, merito un pasticcino allora. Anche due. E vuoi e non ti azzardare a chiedermi latte o limone dopo un milione di tè presi insieme? È vero, dal tempo dei calzoni corti e delle traccine sulle spalle. E tu, Jake? Quando ti deciderai? A che cosa? A dare il tuo pranzo d'addio al celibato. Beh, veramente io... Forse Jack ci riserva una sorpresa. Che cosa sognano gli uomini invece del nostro principe azzurro? Una fata? Oppure Cenerentola, eh? Oh, scusate, devo dire qualcosa a Bessie e non voglio disturbarlo mentre offro il tè ai suoi ospiti. Scusate. Pardon? So cosa stai pensando. Che Georgiana avrebbe potuto fare anche a meno di lasciarci soli. Per quel che abbiamo da dirci. Hai sempre avuto questo strano potere su di me. Mi metti in imbarazzo. Non è quello che speravo. Senti, Lisa. Io tengo all'affetto tuo e di Georgiana come tengo alla stima di vostra madre. Perciò non debbono e non possono esserci ombre fra di noi. Il giorno in cui io mi accorgessi... Jake. Sì? Hai paura della verità? Perché parlarne se la conosciamo entrambi? Jane sa che tu le vuoi bene. Lo sa, vero? Non può non saperlo ormai. Ma ti ha mai detto una parola? Una sola per ravvivare la tua speranza? Tu sei meno importante per lei del suo lavoro di cameriera. Non essere meschino. O preferisci pensare che c'è già qualcuno nella sua vita e che lei non si degna neppure di dirtelo? O forse ti tiene di riserva? Elisa! No, Jack, non andartene. Ma non capisci che parlo per te, perché non voglio che tu soffra. Vedi, Jane è una donna dura, Jack. Siamo state noi, qui, in questa casa, a renderla tale. E il convitto ha fatto il resto. È una donna che deve vendicarsi di troppe amarezze. È una donna che non può aver pietà. Ha bisogno di essere dominata. Ha bisogno di dolcezza. E la sua durezza si chiama orgoglio. La sua vendetta si chiama perdono. L'odio.
cosa è successo? Vesti. Sono tutta orecchi. Credo che non tornerò più a casa Reed. Ma che dite? La signora Reed non ha fiducia che in voi e in vostro padre. E non intende certo rinunciare né al suo amministratore né al suo medico. Quanto alle ragazze, Georgiana si sposa e se ne va, lo sapete. E Elisa, non si può impedire alle persone che ci amano di volerci bene. E se uno non si rassegna, se si ostina a sperare, perché disprezzarlo? Forse avete ragione. L'amore che ci viene offerto deve renderci umili e grati, anche se lo rifiutiamo. È molto tempo che non avete notizie di lei. Quando le scrivete, metteteci tanti, tanti cari saluti da parte mia e ditele che sta da troppo tempo lontana dalle persone che le vogliono veramente bene. Glielo direte. E che te ne stai da troppo tempo lontana dalle persone che ti vogliono veramente bene. La signora Reed ha conservato il segreto sul tuo misterioso rifugio e ignora perfino che io ne conosca il nome. Il nome soltanto. Purtroppo. E così mi sembri ancora più lontana. Irraggiungibile. Thank you.
La finestra, Jane, la finestra. Chiamo Thomas, la signora Fer. No, nessuno, nessuno deve sapere. Dovete dimenticare quello che è successo stanotte, dimenticare. Non dovete parlarne mai, neppure con me, mai. Sedetevi. Ah, capisco. A voi basta avermi salvato la vita. Ora avete una sola preoccupazione. Quella se vi trovassero qui, in camera mia. Signor Rochester. Di tutto, di questo soprattutto, di farmi qualche volta vergognare di me stesso. Non c'è mai riuscito nessuno, sapete, ma non dovete fidarvi troppo. Non voglio che mi trattiate come una bambina. Mi sembra? Sì, signore. Quella donna, Grace Poole, perché è stata lei, vero? Vi ho detto... Perché la tenete qui a Thompson se rappresenta un pericolo tanto grave per voi? Vi ho detto che ho commesso degli errori nella mia vita. Fate conto che Grace Poole sia legata più o meno direttamente a uno di essi. Al peggiore, forse. È una maniaca, un'esaltata, lo so. Ma qualunque cosa dico, faccio io degli obblighi verso di lei e devo mantenerli. Ho sempre mantenuto i miei obblighi. Moralmente voglio essere un creditore, in ogni caso. C'è un altro errore nella mia vita. Sapete chi era la madre di Adele? Una ballerinetta francese incontrata così per caso durante un viaggio. Ricomparve dopo. Mi riportò la bambina, disse che era mia figlia. Non ne ho saputo più nulla. Non so neppure se mi abbia detto la verità. Io ho turbato, vero? Jane, noi ci assomigliamo. Neppure voi potete tradire voi stessi. Neppure voi potete venir meno a un dovere che avete liberamente accettato. Credo proprio di... Anche con voi stanotte ho contratto un obbligo che non potrò mai pagare. Ma è l'unico debito che non mi peserà mai, che terrò caro, anzi come una felicità segreta. Quella prima sera sulla strada di Milcot. Quando vi feci cadere da cavallo. Fu un incantesimo. Per chi mi fermassi e mi accorgessi di voi. Sembrava che mi odiaste. E anche stanotte, sentite, c'è come un incanto attorno a noi. Noi siamo qui soli, al centro del mondo. E possiamo dimenticare per qualche istante quanto orribile sia il mondo. Non è vero. Per voi, forse. Dietro le nuvole che passano, ci sono sempre le stelle. Irraggiungibili.
Andateci. È tardi, andate. Sì, signore. È tardi. Buonanotte, signore. Jane. Non voglio farvi del male. Preferisco farne a me stesso come sempre. Non ve lo permetterò. Perché? Puliamo, poi contiamo. Ma io non mi diverto a pulire, lasciamene contare. E che mi diverto io? Senti, fai una bella cosa, perché non vai invece a aiutare Thomas? Vada. No, oh, no, no, per carità, non salire. Io mi leggo già per miracolo. Senti, guarda che sei. Sei una birichina che ti vuoi sentire. Perché non ti diverti? Hai ballato, hai fatto a ballare. Hai ballato a tutti. Arrivano ospiti, Jane. Ma il signor Rochester? Il signor Rochester decide sempre all'ultimo istante, non dice mai prima quello che fa. Del resto, a chi dovrebbe dirlo? Il padrone è lui, no? Su, Jane, solo qualcosa. Qualcosa di allegro, così lavoriamo tutti più volentieri. Ma Adele! Sì, buona! Quella che fa... Il signor Rochester non è ancora sceso, forse dorme ancora. Oh, in quanto a questo, signorina Jane, non lo disturba certo. Il padrone è partito che era appena l'alba. Lui fa sempre così, parte, arriva. E non si sa mai quando se ne va né quando torna. A proposito di ospiti, sono sicurissima che ci saranno anche Lady Ingram e Lady Eston con i loro figliuoli. Blanche Ingram non mancherà di certo. A me è antipatica, però è affascinante. È innamorata del padrone. Oh, di piuttosto che se lo vuole sposare. Beh, che le manca? È ricca, bella, ha un gran nome. Dove andate? Io non prendo ordini che dal signor Rochester.